Ieri sera si è aperto ufficialmente a Ginosa, dopo 11 anni, la stagione teatrale. Ad inaugurarla la grande attrice, imitatrice e poetessa Emanuela Aureli, con il nuovo spettacolo Percorrendo l'Aureli. Uno spettacolo dove ha attraversato quasi tutta la sua vita artistica da imitatrice. Dalla Marini, personaggio storico, continuando con la De Filippi, Sofia Loren, ai ricchi e poveri, Emma Marrone, Arisa, la grande Patti Bravo e non solo. Insomma, un grande repertorio dove l'Aureli ha mostrato a tutti che il teatro è il suo mondo e il palco scenico è casa sua. Il teatro è vita, non l'abbandoniamo. Vi voglio bene! Avete capito che vi voglio bene? Quanto è lungo il palco! È una cosa pazzesca, ragazzi! Ma ci rendiamo conto, ragazzi? Voglio fare subito un'inchiesta, proprio così, voglio fare un test. Alzi la mano tutti quelli che hanno votato per Letta, i lettini. È una carrellata di imitazioni ed è un racconto, insomma, con tutti questi personaggi che sono delle voci che escono all'improvviso fuori da me. E quindi niente, spero di poter divertire il pubblico con queste imitazioni, con queste caratterizzazioni, insomma, ecco. Cantanti e non, ed è un percorso, insomma, dove io faccio un monologhetto iniziale sulla mia bellezza, come potete vedere, e quindi, e poi chiamo i personaggi, ecco. Attrice, imitatrice, poetessa, qual è la cosa che ti piace più fare? Mi piace molto fare le imitazioni, ma sono tutte un po' sfaccettature, no? In quanto tali amo farle tutte quante, amo accoglierle tutte quante, mi piace molto anche dipingere. Sì, perché sono delle, anche scrivere le poesie, sono tutte immagini interiori che tu fai fuori uscire da te e cerchi di imprimerle o attraverso una tela o attraverso un foglio, delle emozioni, delle cose da condividere col pubblico. Cinema o teatro? Tutte e due. Nel teatro c'è un fascino particolare perché c'è l'incontro diretto col pubblico, senti il respiro del pubblico. Questo brusio prima di entrare tra questi drappi, insomma, delle impolverate del palcoscenico, no? Di questi velluti che fanno le tende, che formano le tende, e questo c'ha un fascino indicibile. E invece diciamo che tutto quello che è televisione, che è meraviglioso ugualmente, ma c'è un filtro, no? E quindi non è l'incontro diretto col pubblico, anche qui davanti. Dietro c'è il pubblico, ma dietro. Invece nel teatro c'è un rapporto paritetico, cioè lo vedi il pubblico, e poi ce l'hai lì, sta vicino a te, lo tocchi. Ecco. Saluti a Just TV, a tutti voi con tanto affetto, belli della Zia, vi voglio tanto bene. Ciao, ciao. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi d'antico. Forse in Africa che importa. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi. Sei, o sei ancora.